Ciao ragazzi, allora quest'oggi parlo un pochetto a bassa voce perché sono stata schiaffata fuori il giardino, nel senso che il mio ragazzo mi ha fregato la postazione di là, quindi non mi andava di farlo in cucina perché a quest'ora risulta essere un po' buia, ringraziando il cielo, quindi fresca, e quindi sono stata buttata in giardino. Mi sto liquefando perché farà 35-36 gradi. Quindi è una cosa terrificante. Inoltre hanno ristrutturato la palazzina, quindi hanno levato tra me e il vicino, e praticamente hanno levato tutta l'erba rampicante, l'edera, eccetera, eccetera. Quindi si esce fuori il balcone e il giardino mi vede subito e mi prende per una deficiente. Vi faccio vedere. Quello, una volta era tutto ben bene ricoperto, adesso immagino che se lui esca di fuori, perché io mi faccio affari sua, quindi lui vede me, se io vedo lui vede me. E poi niente, ho piazzato la tendina, ma credo non serva poi a granché, direi di no. E niente, questo è il giardino. Là ci stanno la pomarola in coppa, mi so ce lo si è fissato mole, fai pomodori, basilico, mentuccia, insalata. Vabbè, comunque sto divagando, vero? Vi faccio vedere cosa ho preso da Biperline. Per i prezzi vi rimando direttamente al loro sito, ma vi do i codici, quindi sarà facile poi andarlo a vedere. Allora, ho preso questo cordino cerato in cotone cerato da 2 mm. Tobi Perline lo vende in pezzi, in fili, diciamo da 10 metri. Il cordoncino cerato è questo qui. Poi nel prossimo video di creazione vi spiegherò a cosa mi è servito. E il codice è SM21747. Poi ho preso anche nella tonalità, qui ho preso una grossa sola, qua parla di azzurro 2 mm, il codice SM21748, e invece ragazzi è tutto fuorché azzurro, è più verde smeraldo. Sta tirando un po' d'aria, grazie signore. È sul verde smeraldo, è molto bello, però diciamo che dal sito il colore era totalmente un altro. Poi ho preso le famosissime madreperle bianche da 25 mm, il codice è SH20570. Direi che secondo me hanno alzato la qualità, nel senso che finalmente trovo, rispetto alle altre volte, tutte madreperle uguali più o meno tra di loro, mentre in alcuni altri pacchetti, diciamo, ce n'era tipo una spessa 2 cm, un'altra mezzo millimetro. Quindi devo dire che questa volta sono fantastiche. Io le avevo finite e quindi le ho riprese. Poi ho preso, per quanto riguarda la minuteria, ho preso queste coppette fantastiche. Il nome è coppetta argentata stella 6 mm, il codice è CP11680, è argento più che altro rodiato, un po' scuro, e sono fatte proprio come le potete vedere a coppetta. Poi vi farò vedere cosa ho in mente di fare. Ho preso anche queste qui, il nome è coppetta decorata argentata CP11681, il codice è un pochino meno aggettante come coppetta, però anche questa è molto molto bella. Eccola qua. Poi ho preso questo, per sempre perché come al solito io mi faccio ingannare. Ah no, le ho prese anche dorate, quindi coppetta decorata dorata 6 mm CP11683, eccole qua, belle. E poi ho preso, e qui io mi faccio sempre fregare praticamente, queste coppettine molto carine, ma dal sito mi sembravano molto molto più grandi. E invece sono minuscole. Questa si chiama coppetta argentata fiore 4 mm, CP11679, piccola piccola. Quest'altra si sono dimenticati, ma presuppongo si chiami coppetta dorata fiore 4 mm, forse CP11680 o 678. Dovete vedere voi un attimino, cercatela comunque con questa dicitura e li troverete entrambe, credo. E poi, poi questa, però non me la ricordo, non c'è neanche il codice. Ho preso questa catena color bronzo rame,
molto, molto lucente, molto particolare nelle maglie. Ha una maglia grande, dopodiché un paio di maglie piccole e poi di nuovo una maglia grande, molto bella, 50 centimetri la vendono. Poi ho preso i mezzi cristalli, allora mi sono sbagliata, ho preso questo qui, lo volevo prendere tutti da 4 mm, ho preso questo, mezzi cristalli Luster Smoky Topaz 6 mm, il codice è PB15100, non so se è il tipo di mezzo cristallo. Parte va bene, è molto bello luminoso, però è un pochino rovinato, non so se riuscirò mai a farvelo vedere, vediamo. Forse sì. Vedete? Non so se questi puntini ce li dovrebbe avere. Oh, è rovinato, purtroppo è un po' rotto, vabbè. Ditemelo voi perché io proprio ci capisco una mazza. Poi volevo prenderli sempre per la legge che io poi ficco tutto dentro il carrello. Questi anche li volevo prendere da 4 e li ho presi da 3. Sono mezzi cristalli Opaque White PB15191, vabbè, i classici bianchi, quindi opachi. Peccato, però mi servissero da 4. Allora, da 4 ho preso. Ce l'ho fatta qualcosa, ho preso questi mezzi cristalli Opaque Red. Il codice è PB15025. Eccolo qua, molto, molto belli, devo dire. Fantastici. Poi ho preso questi che sono bellissimi, si chiamano i Black Diamond AB, il codice è PB15031, sono veramente belli, questi ve li consiglio, sono luminosissimi, poi di black hanno veramente niente, poi ve lo tiro fuori perché così potete vedere. Sono belli, quanto prima ci farò qualcosa perché sono veramente meravigliosi. Poi ho preso i classici, i Tanzanite AB, sempre da 4 mm, codice PB15028. E poi ho preso questi, gli Olivine AB, bellissimi, io li adoro, il codice è PB15033. Poi ho preso ancora, bellissimi, il codice è PB15030, il nome è Cobalt Blue AB. Vi dico che sembrano in videocamera azzurri, ma sono veramente di un blu intenso meraviglioso. No, non riuscite a vederli per quanto sono belli. Passiamo alle rocaille. Rocaille, ho preso queste, le 150 Opaque Turquoise TH90842. Devo dire che mi ha leggermente deluso perché come turquoise mi aspettavo proprio il classico turchese degli Swarovski e invece è un pochettino diverso, però col bronzo ci sta comunque molto bene. Di 150 ho preso poi l'oro di cui non posso mai separarmi, infatti non vedo l'ora di fare la review per metterli a posto. Sono le Galvani Z Starlight, il codice è TH90749, io le adoro, non le mollerei per niente al mondo, infatti rispetto a queste potete vedere come già le ho utilizzate. Ho preso poi, finite, le bronze, parliamo sempre di 150, TH90752 il codice, che sono fenomenali. Dopodiché ho preso queste qui, sono le Iris Metallic Iris Brown, il codice è TH90726. E devo dire, vabbè, la differenza è netta e palese, ma mi hanno un po' deluso, le vedevo più belle dal sito. Sono, sì, forse alla luce riusciamo a vedere qualche sfumatura del brown, ma non lo so, è un colore un po' verdognolo. Boh. Sempre di rocaille ho preso queste, le Silver Lined Milky Light Topaz. Codice TH90852, una sorta di dorato, però con anima dorata, non argentata. Sono molto carine, un pochino spente rispetto a quelle con l'anima argentata, però molto carine. Poi ho preso sempre rocaille, queste, le Silver Lined Milky White TH90851, il codice, con anima argentata. Belle, mi piacciono, le utilizzerò molto presto. Poi passiamo alle Delica, claro,
Ho preso queste, ma non mi hanno messo neanche il codice. Vediamo se riesco a trovarvelo qui sopra. Non volevo sforare la review, come non detto. Un grosso a big cobalt blu, no, perché queste no. Tocco, non ce la farò mai. Irish Metallic, no, mazza che so che pezzi che sto piavo. Opaque Dark Cranberry, no. No, no, no. Senti, ma se non ve lo dico uguale, vero? Sì, ce l'ho fatta. Color Lined Light Blue Crystal AB. Il codice è DB0058. Oh, all'anima. Azzurrine, mi piacciono, belle. Tutto quel tempo per trovare il colore, poi ho schiaffato subito via. Poi ho preso queste Sparkle Amber Peridot Mix di B0983 il codice. Non mi piacciono molto, non mi entusiasmano. Sarà che io già non amo molto il verde. Poi cerco comunque di cercato. Mi sembrava carino, ma invece non, tutto questo mix non mi garba. Poi ho preso queste, le DB0200. Io prendo sempre le DB0202. Ho voluto provare anche le Opaque Chalk White, semplicemente bianche, molto carine. Poi ho preso queste, le Opaque B Cobalt Blue di B0165, molto molto belle. Stesso discorso di queste, praticamente veramente le sposa in pieno, ma sono molto più scure di quello che vedete. Sono identici, infatti il colore è Cobalt Blue AB, quindi ci farà qualcosa con tutte e due. Poi ho preso le Irish Metallic Blue di B0002, sono, ragazzi, sono bellissime, molto scure, molto scure ma molto belle. Ultime ma non ultime, ho preso le Opaque Dark Cranberry di B0723, sono di una luminosità pazzesca, veramente pazzesca, sono meravigliose, belle, 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 queste ve le consiglio. È un rosso sangue di piccione stratosferico. Perché di piccione? Pure mio. Poi mi hanno regalato del quarzo rosa, che è una cosa fantastica. Mi dispiace voi non possiate apprezzarne appieno. A parte la luminosità, le venature di queste, di questo quarzo rosa. Peccato, molto bello. Ragazzi, review terminata, presto vi farò quell'altra. Un bacione. Ciao ciao, alla prossima.